eccoci giunti al momento del Facciamolo Insieme, dedicato a tutti voi, genitori, zii, tate e tutti quelli che vogliono far giocare i propri bambini. Cominciamo, Allison, che cosa costruiamo oggi? Questo meraviglioso pesce? Esatto, facciamo il pesce rosso usando dei materiali abbastanza banali. Certo, io ti copio. Ok, procediamo. Noi cominciamo. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno prima la base del pesce, che è anche carino perché riusciamo, invece di buttare via una cosa, riciclarlo in un progetto che la Perché questi uova. Sono i contenitori delle uova. Sì, importante quelle di cartoncino, non quelle di plastica che non funzionano. Di cartone, ok. Esatto. Con questo di solito la cosa che è importante è tagliare via due. Due insieme? Sì, sì. E poi tagliarle in modo tale che hai una superficie piatto. Adesso è il momento di attaccarli insieme per fare il corpo del pesciolino. Diciamo che questo si può fare due cose: o usare la cola calda, che secondo me è la cosa migliore, ma ci sono, diciamo, un po' di cose da imparare al bambino. Prima è usare la cola calda, ma a temperatura bassa. Sennò si scotta. No, ma se io metto il dito e poi lo tocco, non è. Quello è calmo. Non è. Esatto. Così diciamo che anche un bambino, se è un po' sbaglia, va dentro il dito, non si fa male. Così è importante, se lo volete usare, di usare quello a temperature basse. Sì. O si o può usare la una colla. Diciamo che è sempre per bambini lavabile, ma è abbastanza forte, così può reggere il peso del cartoncino. Ok, perché poi vanno uniti. Esatto, adesso a questo punto c'è da passare una goccia di cola calda su tutta la superficie. Sì, esatto. E lasciando un piccolo spazio per inserire il bastoncino per i progetti finali. Ok, così se vuoi usare questo. Grazie. Ti do anche la copertina. Mi sono incollata. Esatto. Sì, basta attaccarli. E poi la cosa carina della cola calda è che in 30 secondi loro hanno il loro corpo. Scusa. Come ho detto, anche se non è perfetto, non c'è problema, che noi possiamo inserire il nostro bastoncino per progetti creativi e poi chiudere qualsiasi spazio che c'è con la cola. Okay. Diciamo da fuori. Che e sì, poi ci tiene anche il nostro bastoncino a posto. Ok, adesso c'hai il tuo corpo e con il suo bastoncino, in modo tale che può stare anche in piedi. A questo punto noi dobbiamo aspettare che si asciughi. 30 secondi che si asciughi. Okay. E nel frattempo possiamo preparare la tempera. Esatto. Non ci vuole poi così tanto per il pesciolino. Che è una tempera normale. Questo è acrilico, ma sempre a base di acqua, così non puzza e si può usare tranquillamente con i bambini. Io posso intanto... Sì, cominciare a colorarlo e non mettere troppo, perché poi a quel punto c'è da aspettare che, dopo che si asciuga. E eventualmente, per accelerare i tempi con l'asciugare i pesciolini, di solito io uso un phon banale. Ah, certo. Che passa sopra, poi il cartoncino assorbe tanto le tempere. In modo tale che il bambino non si stufa, non si sporca troppo in giro e resta un progetto rimane più certo. Divertente per tutti. E non bello, anche il pennello è bellissimo, sì, quello grande. La... io ho già fatto con ma i bambini. Non c'è nessun stecchino. Problema. Comunque è una cosa che si può fare anche invece dell'acrilico, che è quello che ho scelto io, si può usare le tempere, diciamo, che sono ancora più lavabili, che questo quando si asciuga, per esempio, se si sporca il tavolo, diventa un po' più impegnativo a lavare via. Invece le tempere, quelle classiche... Vuoi il mio pennello? Sì, esatto. Un pochettino più carico, Ok. Adesso a questo punto ci sarebbe da lasciarlo asciugare, ma dobbiamo decidere dove vogliamo mettere gli occhietti. Ok. Ci sono questi occhietti ballerini che sono molto simpatici e aggiunge un casino di carattere. La colla va sull'occhio o sul... Di solito io gli dico ai bambini di metterlo dove lo vogliono mettere, sulla faccia, perché così non stanno spostando. Giusto. Così li mette magari... Grazie. Te lo metto... Perfetto, sono già due occhi. Esatto. Adesso ci manca la bocca. Per fare la bocca, io ho preso una di questi stelle di ceniglia che è
di riva della vecchia per pulire quelli, le pipe. Sì, esatto. Ma diciamo che però molto colorati. Simpatici, colorati e così può fare di bocca. Più o meno serve una lunghezza così e si fa un cuore, okay. Così piegando dentro i due pezzi per fare un cuore. Molto carino, anche io ce l'ho, esatto. Cuoricino. Adesso la stessa procedura, potremmo sempre usare l'altro cola, ma di nuovo a quel punto c'è da aspettare che si asciuga. A questo punto c'è da fare tutto il resto del pesce, così sia le pinne sopra che di fianco. E si fanno con questa? Esatto. Però o questa oppure anche un cartoncino verde, sì, esatto. E poi è simpatico e morbidino, così. Sì, è una... Una carta sfumata, diciamo, craft foam in inglese si chiama. Ok, craft foam. Questo useremo per fare tutti i pezzi che ci mancano del nostro pesce. E poi queste le due ritagliate. E vanno ritagliate. Vai, io ho visto che ce ne sono di pronto. Sì, esatto. E le sfrutto. Ok, in modo tale. Che sei più brava. Veloce. Adesso c'è di decidere dove vogliamo cominciare. Di solito i bambini vogliono sempre cominciare da qua dentro, dando subito carattere al pesce. È vero. Così diamo un pochettino di cola qua dietro. Ancolina. Grazie. Ok, adesso c'è da mettere quella di sopra. Mm-hmm. Così te la metto qua. Un pochettino. E voilà! Bellissimo il nostro pesce. Simpatico pesce, adesso abbiamo. Può essere un segnaposto? Sì, esatto. Potrebbe essere, per esempio, visto che i bambini anche lo usano per fare il teatro. Certo, una marionetta. Esatto, noi li abbiamo messo un vasettino di conchiglie e così il bambino può anche metterlo anche come arredo nella casa. Certo. Ed ecco i nostri pesciolini, usateli come volete. Io tengo il mio bracciale che mi piace molto e voi rifate a casa la stessa cosa. Grazie Alison. Prego. Easy Baby. Bambini si nasce, genitori si diventa.